Salve a tutti, gentili spettatori, e benvenuti ai Conti Non Tornano, un programma nato dalla collaborazione tra l'associazione MMT Italia, il portale di informazione libera e indipendente come donchisciotte.org e ovviamente l'associazione La Genesi, che ringraziamo per lo spazio concesso. Io sono Massimo Antonino Cascone, caporedattore e giornalista di comedonchisciotte.org, e con i miei ospiti, che si susseguiranno nelle varie puntate, vi porteremo in un viaggio all'interno del mondo dell'economia. Compito del programma sarà infatti far conoscere i principi economici presenti nella Costituzione, allo scopo di sottolineare la loro impossibilità di realizzarsi nel mondo neoliberista ed europeista nel quale viviamo. Prima di aggiungere altro, passo subito a presentarvi il mio primo ospite, il dottor Filippo Abbate, presidente di MMT Italia, nonché una delle colonne portanti di questo nuovo programma. Ciao Filippo e benvenuto. Ciao Massimo, ben trovato a te e a tutta la redazione di Come Don Chisciotte. Ciao. Filippo, prima di iniziare questo viaggio e ovviamente farlo iniziare ai nostri spettatori, direi di andare subito con il servizio di apertura della puntata, il nostro primo servizio di questo programma, così da far comprendere anche un po' il taglio che il programma avrà. Approfitto per salutare il mio compagno di squadra che mi accompagna in tutti questi programmi che facciamo insieme, Giulio Bona, che cura la parte tecnica e di regia. Giulio, vai con il primo servizio. Nella nostra Costituzione c'è un articolo che è il più importante di tutta la Costituzione, il più impegnativo, impegnativo per noi che siamo a declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l'avvenire davanti a voi. Dice così: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto si potrà veramente dire che la formula contenuta nell'articolo primo, la Repubblica d'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, questa formula corrisponderà alla realtà, perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica. Perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto un'uguaglianza di diritto, è una democrazia puramente formale. Male, 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 male. Filippo, ti chiedo un commento a quanto abbiamo visto. Perché abbiamo scelto le parole di Calamandrei accostandole a quelle immagini? Guarda Massimo, le parole che abbiamo ascoltato sono state pronunciate dal nostro padre costituente Piero Calamandrei nel 1955, come è stato segnalato nel video,
durante un ciclo di conoscenza, di divulgazione dei principi e dei valori della nostra Costituzione, che fu organizzata dagli studenti universitari di Milano. Ecco, nello specifico abbiamo ascoltato la parte relativa al secondo comma dell'articolo 3, articolo che Calamandrei definisce essere il più importante, il più impegnativo, sia per loro che stavano costruendo la nostra Costituzione, ma soprattutto per i futuri legislatori, così come i giovani stessi che hanno tutto il futuro davanti. L'articolo 3, il secondo comma dell'articolo 3, parla dell'uguaglianza sostanziale, l'uguaglianza di fatto, cioè dà il compito allo Stato di rimuovere tutte quelle che sono le discriminazioni che possono limitare di carattere economico, di carattere politico, di carattere sociale, che limitano lo sviluppo della persona umana, ma associa l'aspetto anche importante, associa il concetto di democrazia alla necessità della partecipazione dei lavoratori alla vita politica, economica e sociale del paese. Quindi è il cardine su cui viene generato la nostra società, le nostre regole societarie. La democrazia si realizza nel momento in cui il lavoratore può partecipare alla vita politica e sociale, ma per partecipare alla vita politica e sociale il lavoratore deve avere qualcuno, ovvero la Repubblica, che gli possa rimuovere tutti quelli che sono gli ostacoli che gli impediscono di fare ciò. Durante l'analisi e la stesura, la discussione, il dibattito in Assemblea Costituente, questo comma fu attaccato da alcuni deputati per il semplice fatto che loro sostenevano che non si poteva scrivere in un testo costituzionale un impegno così categorico da affidare alla Repubblica, cioè un impegno costituzionale, quindi sarebbe stato molto gravoso, se non addirittura impossibile da svolgere. Ecco, queste tesi furono prontamente confutate e smentite, ovviamente dalla controparte che sostenevano questo tipo di formulazione del secondo comma. In particolare, possiamo ricordare le parole di un deputato, Riccardo Ravagnan, del Partito Comunista Italiano, che in risposta a questa obiezione affermò quello che sto leggendo adesso. Ora, coloro i quali sostengono che questa affermazione, cioè compito della Repubblica, è obbligo, che questo riconoscimento non hanno che un semplice carattere programmatico, cioè sostenevano che questo era soltanto un auspicio, un programma, stanno sbagliando, a mio modo di vedere, perché questa garanzia rappresenta effettivamente una norma costituzionale, cioè un impegno che il legislatore costituzionale sta affidando ai legislatori futuri, cioè le leggi future devono essere fatte in base a questo spirito, cioè di rimuovere tutti gli ostacoli per permettere il pieno sviluppo della persona umana. Quindi, in modo molto chiaro, possiamo affermare che il compito consegnato dai padri costituenti ai legislatori futuri era proprio quello di lavorare in ottica di rimozione, di fare in modo che la dignità umana potesse essere compiuta rimuovendo tutti quelli che sono gli ostacoli di ordine sociale, di ordine economico e di ordine politico. Quindi chiude la lettura il Calamandrei dicendo: in buona sostanza bisogna dare lavoro a tutti, bisogna fare in modo che le leggi diano una giusta retribuzione a tutti, cioè dare a tutti la scuola. La legislazione futura doveva lavorare per dare la scuola a tutti, un giusto salario, dare dignità a tutti. Questo in buona sostanza è il senso delle parole che abbiamo ascoltato. Poi, grazie al montaggio del vostro regista, quelle immagini,
Ecco, le immagini, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto manifestazioni per il diritto al lavoro, perché manca il lavoro. Abbiamo visto code di fronte ai punti di smistamento della Caritas, cioè la povertà, l'abbiamo visto in faccia. Abbiamo visto la realtà delle manifestazioni per la lesione dei diritti sociali, quindi rimuovere gli ostacoli, rimuovere gli ostacoli di ordine sociale. Viceversa, la manifestazione che abbiamo visto, la protesta che è stata portata soprattutto negli ultimi 3 anni in piazza, era proprio contro la limitazione di questi diritti sociali, contro, cioè l'imposizione di ostacoli invece della rimozione. Quindi, alla luce di quanto abbiamo visto e abbiamo sentito, la domanda, Massimo, nasce spontanea. Se il Parlamento e il Governo hanno l'obbligo, in base al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli, perché la realtà che viviamo e che abbiamo vissuto negli ultimi anni è totalmente diversa? Perché non hanno legiferato in modo tale da rispettare il dettato costituzionale dei nostri padri costituenti? La risposta è molto semplice. Perché né il Parlamento europeo né tantomeno il governo possono legiferare per applicare i valori e i principi della nostra Costituzione. Perché non hanno gli strumenti. È molto semplice. Per questo la realtà è totalmente diversa da quello che è scritto nella nostra Costituzione. Ecco Filippo, hai iniziato a tracciare un po' il percorso di questo viaggio, nonché lo spirito che ci guiderà. Come giustamente dici, ci sono delle divergenze tra quanto previsto nella Costituzione e quanto invece operato dal legislatore, divergenze che hanno natura politica, chiaramente volontà politica, ma anche una causa, quella che tu dici, gli strumenti di natura economica. Ed è per questo che noi abbiamo pensato a questo programma, proprio per spiegare questi strumenti di natura economica, come dovrebbero essere utilizzati in base alla Costituzione e come invece vengono utilizzati dai legislatori che abbiamo avuto ovviamente nel corso dei decenni. Chiaramente ci tengo a sottolineare che daremo il massimo per realizzare delle puntate anche in un certo qual modo didattiche. Molto spesso si associa al termine economia una complicazione dell'argomento trattato, cosa che ci hanno fatto più che altro credere nel corso di questi anni e che ci ha portato ad allontanarci. E invece noi vogliamo garantire a chi ci guarda che questi argomenti possono essere compresi. Non vogliamo, diciamo, che vengano lasciati ai soliti esperti o tecnici che abbiamo visto susseguirsi. Allora, visto che il programma si chiama I conti non tornano, ti faccio subito una domanda. Perché le economie dei paesi europei, in particolare quella italiana, sono così precarie? Perché, insomma, sembra sempre che ci siano pochi soldi per alimentare l'economia? Bene, la prima domanda è molto semplice perché la risposta non arriva da me, Massimo. La prima domanda trova una risposta immediata nelle parole di Paul Krugman, premio Nobel dell'economia. Perché le economie dei paesi europei, e in particolare l'Italia, sono così deboli? Bene, Paul Krugman disse: quello che è avvenuto in effetti è che entrando nell'euro Spagna e Italia si sono effettivamente ridotti a paesi del terzo mondo. Perché? Perché hanno ceduto la loro sovranità monetaria, il potere di emettere la propria valuta. Le parole di Paul Krugman trovano conferma in quelli che sono i dati ufficiali del Fondo Monetario Internazionale, dove vengono evidenziate quelli che sono stati i tassi di crescita dal 99 negli ultimi 23 anni, i tassi di crescita dell'economia mondiale. Ecco, quella tabella che state vedendo riporta quelle che sono le aree geografiche del mondo dove si è cresciuto di più e si è cresciuto di meno in termini economici. Allora, mediamente il mondo è cresciuto del tutto il mondo, vedete al centro della tabella c'è tutto il mondo, mediamente il tasso di crescita dell'economia del PIL mondiale è stato del 3,59. Se andiamo a declinare per aree geografiche
quelli che sono stati i tassi di crescita delle varie aree geografiche, troviamo in prima posizione all'Asia emergente e in via di sviluppo, che mediamente ogni anno negli ultimi 23 anni sono cresciuti del 7,05%. Guarda caso, fanalino di coda nel tasso di crescita medio annuo è proprio la zona euro dell'1,39%. Quindi questo sta a spiegare effettivamente che i paesi che hanno ceduto, e sono pochissimi, poi magari se c'è occasione li vediamo, i paesi che hanno ceduto il potere di emettere la propria moneta, dal punto di vista economico non possono dare quello che possono essere dei supporti, degli aiuti e degli incentivi per far crescere le proprie economie. In merito alla tua seconda domanda, cioè perché sembra che ci siano pochi soldi per alimentare l'economia, facciamo un esempio e andiamo per gradi. Allora, per semplificare il ragionamento di tutti i beni e servizi prodotti durante l'anno che poi sono scambiati. Ora, le componenti del prodotto interno lordo sono quattro: sono i consumi dei privati, gli investimenti delle aziende piuttosto che del settore pubblico, la spesa pubblica, quindi i soldi che vengono spese dal governo per i cittadini e le imprese, e le importazioni nette, la differenza tra esportazioni e importazioni. Queste sono le quattro componenti del prodotto interno lordo. Ora, dobbiamo individuare quella che è la fonte principale di queste quattro componenti che danno l'aiuto all'economia. Cioè, qual è la componente maggiore che dà il contributo alla crescita dell'economia? Se andiamo a vedere, nel 2022, la spesa pubblica, quindi la spesa dello Stato, è stata oltre 1.084 miliardi e è rappresentato il 56, quasi il 57% del prodotto interno lordo. Quindi possiamo affermare che la componente di spesa che dà maggior contributo alla crescita economica sia la spesa pubblica. Appurato questo, facciamo un altro passo in avanti. Vediamo come è stata l'evoluzione della spesa pubblica italiana negli ultimi 42 anni e ci aiutiamo con questo grafico per vedere la componente importante che dà supporto all'economia, come si è evoluta nel tempo negli ultimi 42 anni. Ecco, questo grafico che vedete in sovraimpressione è composto da tre linee: una linea rossa, una linea gialla e una linea blu. La linea rossa rappresenta l'evoluzione della spesa totale dello Stato dal 1980 al 2022, mentre la linea blu sono le entrate dello Stato, quindi sulla scala a sinistra vedete i centinaia di miliardi, ok? Quindi la linea blu rappresentano le entrate che lo Stato ha incassato dal 1980 al 2022. E poi vedete la linea gialla. La linea gialla è la spesa dello Stato al netto degli interessi pagati sui titoli di Stato. Cioè sono i soldi che lo Stato ha speso effettivamente nell'economia reale. È quello per pagare i salari, per pagare le pensioni, per costruire ospedali, scuole e quant'altro. Quindi la spesa effettiva che lo Stato effettua e mette nell'economia, i soldi che effettivamente immette lo Stato nell'economia. Ora, se andiamo a fare, magari con il secondo grafico ci agevola, se andiamo a fare il totale della spesa primaria, cioè la spesa rappresentata dalla linea gialla, cioè la spesa totale senza gli interessi da parte dello Stato, vediamo che da 1992 al 2019 il riquadro rappresentato dal grigio, la porzione del grafico rappresentata dallo sfondo grigio, da 1992 al 2019 la spesa, i soldi che lo Stato ha speso nell'economia reale
sono pari a 16.916 miliardi. Andiamo a confrontare i soldi che lo Stato ha speso nell'economia reale con le entrate, che sono composte effettivamente dalle tasse e dalle imposte che lo Stato ha percepito dal 1992 al 2022, rappresentate dalla linea blu. Ecco, la somma totale delle entrate sono 17.762 miliardi. Cioè, in buona sostanza, in questi 23 anni lo Stato ha speso per l'economia reale 16.916 e ha drenato soldi dall'economia reale per 17.662. Quindi ha drenato più di 840 miliardi, ha tolto all'economia reale più di 840 miliardi di euro. Quindi non è che sembra che i soldi siano pochi, Massimo. I soldi non sono stati proprio spesi nell'economia reale, anzi sono stati sottratti all'economia reale in questi 23 anni. Se poi andiamo ad analizzare, a conteggiare quello che è stata la spesa per gli interessi sul debito pubblico dello Stato dal 1992 al 2022, vediamo che lo Stato ha speso 2.219 miliardi, cioè ha dato all'economia finanziaria in termini di interessi oltre 2.200 miliardi. Quindi cosa è successo in questi 23 anni? È successo, da una parte, lo Stato, l'economia reale gli ha tolto dei soldi, 845 miliardi, mentre ha dato 2.200 miliardi a quella la cosiddetta economia finanziaria. Quindi l'economia reale è stata depauperata, l'economia finanziaria è stata agevolata. Ecco perché l'economia italiana, che è rappresentata da aziende, famiglie, imprese, produzione, cioè chi lavora effettivamente per produrre valore aggiunto ad una nazione, è stata depauperata ed è precaria da oltre 23 anni. Ecco Filippo, guarda caso è precaria da quando siamo entrati nell'area euro, anche perché tu hai parlato di uno Stato che tassa di più di quanto spende, non può spendere, probabilmente poi ce lo direi tu, perché non ha più una propria moneta, e contemporaneamente deve pagare gli interessi sulla nuova moneta attraverso i titoli di Stato. Però secondo me tutto ciò è anche una scelta politica di come è stata costruita l'Unione Europea, perché io ti faccio una domanda: ma una banca centrale come è la BCE può finire i soldi? Questa è una domanda semplice ma cardine, per il semplice fatto che chi ha il potere di emettere la propria moneta non ha il pericolo di finire i soldi, perché ho il potere di emettere la moneta. Ma questo, Massimo, non sono io a sostenerlo, perché noi siamo abituati ad affidarci a quelle che sono delle fonti mainstream, fonti affidabili. Magari se Giulio lancia il video, ascoltiamo due protagonisti che effettivamente ci dicono che chi ha il potere di emettere la propria moneta non può finire i soldi. Hello, I'm Kojak Lohr from Swedish Television. I'm wondering, can the ECB ever run out of money? Well, technically, no. We cannot run out of money. So we have ample resources for coping with all our emergencies. So I think this is the only answer I can give you. Well, you know, as the sole issue of euro-denominated central bank money, the euro system will always be able to generate additional liquidity as needed. So by definition, it will neither go bankrupt nor run out of money. Ecco, sicuramente
delle persone molto più autorevoli di Filippo Abate. Abbiamo sentito l'ex presidente Mario Draghi e l'attuale presidente della BCE, Christine Lagarde. Chi ha potere di emettere la moneta non può finire i soldi. Infatti c'è una preoccupazione che espresse Henry Ford II, affermando che è bene che il popolo non sappia come funziona il sistema monetario e il sistema bancario, altrimenti ci sarebbe la rivoluzione domani mattina. Ecco, parafrasando Henry Ford, la nostra Stephanie Kelton, che è la nostra economista di riferimento, una delle nostre economiste di riferimento MMT, parafrasando l'affermazione di Henry Ford, la Stephanie Kelton, che è l'economista, una delle nostre economiste di riferimento della teoria della moneta moderna, afferma: non esistono limiti finanziari per uno Stato a moneta sovrana, esistono esclusivamente limiti fisici o naturali. Una volta che la gente ha capito il funzionamento del sistema della moneta moderna, potrà rivolgersi, il governo non potrà più dirgli che non ci sono i soldi per implementare servizi pubblici, costruire scuole, costruire ospedali. Ecco, l'obiettivo del nostro programma, I conti non tornano, è molto ambizioso, cioè far diventare reale l'incubo di Henry Ford, far capire in modo semplice alle persone, alla gente, come funziona il sistema monetario, perché una volta che l'hanno capito, possono combattere, possono pretendere che lo Stato faccia lo Stato, faccia degli investimenti e possa lavorare in funzione di quello che è il benessere generale. Quindi la nostra sfida è fare in modo che Henry Ford si rigiri nella tomba. Una sfida ambiziosa, ma poi a supporto di quanto hai detto, quando hanno fatto la domanda a Mario Draghi era imbarazzatissimo, anche perché ammettere che non si possono finire i soldi non è facile. Ed è un dato di fatto che da quando siamo parte dell'Unione Europea, invece, i soldi sembrano non esserci, come giustamente abbiamo visto nel grafico che hai spiegato, il PIL della zona euro non cresce, l'economia italiana è crollata a picco. Ecco, allora la domanda è: quanto è libero uno Stato membro dell'Unione Europea rispetto alle scelte di politica fiscale e monetaria? Allora, questa domanda è la domanda delle domande, Massimo. Merita una risposta basata sui principi e valori della nostra Costituzione. Cioè, in apertura della trasmissione abbiamo visto l'audio e il video con le parole di Piero Calamandrei. I padri costituenti hanno affidato il compito alla Repubblica di rimuovere questi tipi di ostacoli, quindi hanno affidato allo Stato il dovere di intervenire nell'economia e nel campo sociale per fare in modo che si raggiunga il pieno sviluppo della persona umana. Ecco, questa visione di uno Stato interventista che interviene in campo economico è incompatibile con quella visione dello Stato che è insita nei trattati dell'Unione Europea. I trattati dell'Unione Europea, sia nella loro formulazione normativa, sia attraverso i meccanismi giuridici e finanziari che poi ne danno attuazione, impongono un modello socio-economico totalmente incompatibile, a partire dal divieto dello Stato di intervenire nell'economia. Quindi sono delle visioni di Stato diametralmente opposte. In particolare, te accennavi, nel momento in cui nel 92 abbiamo sottoscritto il Trattato di Maastricht, noi abbiamo ceduto la nostra sovranità monetaria alla costituenda, alla nascitura Banca Centrale Europea. Poi abbiamo vincolato anche l'aspetto delle nostre politiche fiscali, cioè il margine di intervento, con il rapporto deficit-PIL non poteva essere superiore al 3%, quindi abbiamo ridotto lo spazio di politica fiscale fino ad annullarlo, questo spazio di politica fiscale, con la sottoscrizione del Fiscal Compact,
che ci hanno consigliato e noi diligentemente abbiamo inserito il pareggio di bilancio in Costituzione. Quindi la libertà non esiste. Possiamo affermare che oggi la Repubblica non dispone dell'autonomia, degli strumenti per poter intervenire nell'economia, fare investimenti. Lo Stato non può, non ha la libertà di poter decidere di fare delle politiche economiche, politiche sociali di carattere espansivo, cioè non può fare investimenti nei servizi sociali, nello sviluppo economico generale, nell'istruzione, nella ricerca, nel perseguire l'obiettivo della piena occupazione. Quindi l'unica strada realmente percorribile è quella che lo Stato si riappropri degli strumenti per poter lavorare nell'interesse generale. Quali sono questi strumenti? Si è intuito gli strumenti di politica monetaria, cioè riconquistare la sovranità monetaria, avere il potere di emettere una propria valuta e controllare la propria moneta, e strumenti di politica fiscale. Cosa significa strumenti di politica fiscale? Lo Stato deve essere libero di decidere quanto spendere, come spendere, quanto tassare e come tassare. Questa è la politica fiscale, attraverso la spesa pubblica e attraverso la tassazione. Quindi possiamo affermare, senza timore di essere smentiti, che fattori di carattere strutturali fanno in modo che il modello socio-economico della Costituzione, o meglio ancora, il modello socio-economico dei trattati europei, è incompatibile con il modello socio-economico che i nostri padri costituenti hanno declinato, designato, disegnato per noi nel 1947. Filippo, per i nostri spettatori ti posso chiedere qualche altro esempio di incompatibilità strutturale tra la Costituzione e i trattati europei? Ma assolutamente, guarda, poi avremo modo di approfondire questa incompatibilità, perché ci sarà una puntata dedicata proprio alla genesi del modello socio-economico costituzionale e alla genesi del modello socio-economico dei trattati europei, quindi una puntata molto ricca che mette in confronto. Però per dare un accenno a quelle che possono essere le incompatibilità, allora basta leggere l'articolo 36 della nostra Costituzione. Recita: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Articolo 36, parte prima, non modificabile se non in medius della Costituzione. Quindi il lavoratore è un essere umano, ha disegnato il lavoratore, il padre costituente, come un essere umano, la sua famiglia deve vivere in modo dignitoso. Se andiamo a leggere un articolo che tratta dell'occupazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, meglio detto ancora il Trattato di Lisbona, nello specifico l'articolo 145, noi leggiamo che c'è la promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile ai mercati del lavoro in grado di rispondere a mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato. Quindi l'occupazione viene definita come forza lavoro. Il lavoratore non è una persona, il lavoratore è uno strumento di produzione come può essere una qualsiasi macchina, apparecchiatura. Quindi una forza lavoro, lavoro, il concetto di lavoro, merce. Come deve essere questa forza lavoro prevista dal 145 del Trattato di Lisbona in Europa? Deve essere qualificata, ma soprattutto adattabile e di mercati di lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici. E qui c'è il germe, ovviamente, del precariato del mercato del lavoro, che è stato modificato dagli anni 90 ad oggi per creare l'adattabilità del lavoratore ai cicli economici. In buona sostanza, se l'economia va bene,
ok, lavori, se l'economia non va bene io devo essere libero di licenziarti, tu sei una merce e quindi devi essere adattabile. E qui trovano origine tutte le riforme del mercato del lavoro che dal pacchetto Treu, la legge Biagi, fino ad arrivare a Job Act, ha modificato la struttura del mercato del lavoro interno, dando vita a quello che è il precariato. Il precariato, quindi il lavoro a cottimo piuttosto che. Allora, sulla base di queste due interpretazioni del lavoro, quindi è lampante l'incompatibilità. L'Europa, i trattati europei vedono il lavoro come merce. La Costituzione italiana vede come fondamenta il lavoro come strumento per realizzare la dignità dell'essere umano, non di una merce, dell'essere umano. E quindi questa incompatibilità è palese sotto questo aspetto, ma ci sono tanti altri punti di incompatibilità che vedremo in profondità nella puntata dedicata proprio a questo tema. Filippo, dato queste incompatibilità, ma soprattutto le conseguenze economiche, sociali, politiche di queste incompatibilità, è fondamentale allora per uno Stato essere sovrano della propria moneta? Assolutamente sì, Massimo, è una condizione necessaria e potrebbe essere non sufficiente, perché poi dipende dalle politiche economiche che decidi fare. Però questa è una condizione necessaria. Il potere di emettere la propria moneta per uno Stato è la condizione necessaria innanzitutto per rendersi libero dai mercati finanziari, in quanto non è soggetto al ricatto del finanziamento dei mercati finanziari. Il ricatto sarebbe il tasso di interesse sui titoli di Stato vengono decisi dai mercati finanziari e quindi se non gli stai simpatico, se non gli piaci, ti chiedono un tasso di interesse maggiore. Se tu hai il potere di emettere la tua moneta, i tassi di interesse li controlli tu Stato sui tuoi titoli di Stato attraverso la tua banca centrale. Un altro elemento di potenzialità, e questo potrebbe essere un elemento che, un'informazione che sconvolge, uno Stato che ha il potere di emettere la propria moneta non ha bisogno delle tasse per fare delle spese, nel senso che se lo Stato ha il potere di emettere i propri soldi e vuole costruire una strada, un ospedale, pagare le pensioni, tecnicamente lo Stato prima spende e poi ritira con le tasse i soldi che ha speso. Quindi lo Stato che ha il potere di emettere la propria moneta non ha bisogno delle tasse per fare delle spese, perché alla sua banca centrale ordina un ospedale, ordina il pagamento delle pensioni e la banca centrale fa i bonifici ai destinatari. Successivamente lo Stato, attraverso l'imposizione fiscale, drena una parte di quella liquidità che ha speso precedentemente. Lo Stato, come ci ha detto anche Mario Draghi e Christine Lagarde, se vuole fare delle spese non ha il rischio di trovarsi la cassa vuota, perché ha il potere di emettere la sua moneta. E queste sono le potenzialità di uno Stato a moneta sovrana. Non ha bisogno di prendere in prestito, non ha bisogno di ricorrere, di emettere titoli di Stato, quindi si sottrae da quello che è il ricatto dei mercati finanziari che gli chiedono i tassi di interesse sempre più alti. Cioè lo Stato, con la sovranità monetaria, che è condizione necessaria, ha, a mio modo di vedere, la possibilità di realizzare quello che sta scritto nell'articolo 4 della nostra Costituzione, cioè perseguire obiettivi di piena occupazione. Quindi può fare delle scelte di politica economica che possono effettivamente realizzare la parte prima della nostra Costituzione, la parte economica. Dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare a tutti la scuola a tutti, dare a tutti la dignità di uomo. Queste sono le parole di Piero Calamandrei. È uno Stato che ha potere di emettere la propria moneta, ha la possibilità di poter realizzare il dettato costituzionale.
In merito alla piena occupazione, come associazione MMT, o meglio ancora, come la teoria della moneta moderna prescrive, ci sono gli strumenti per poter realizzare uno Stato a piena occupazione. Gli strumenti di cui sto parlando sono i programmi di lavoro garantito. I programmi di lavoro garantito saranno approfonditi nella puntata dove parleremo di occupazione e disoccupazione. Così come le tasse non finanziano la spesa pubblica, questo concetto che può sembrare un po' strano o poco digeribile, ci sarà una puntata dedicata esclusivamente alle tasse per capire a cosa servono, a cosa non servono e soprattutto perché esistono. Quindi questa è un'introduzione a quello che è il percorso di consapevolezza e di conoscenza che abbiamo attivato con questo programma I Conti Non Tornano. Uno Stato, per chiudere la risposta alla tua domanda, uno Stato che ha il potere di emettere la propria moneta, che non ha il potere di emettere la propria moneta, non è uno Stato, è una colonia. E magari Giulio può mandare quella slide dove c'è la rappresentazione del mondo con tutti quei paesi dove si individuano, eccola, sì, grazie Giulio, vedete, il mondo, ci sono dei paesi colorati in rosso e sono quei paesi che non hanno il potere sovrano di emettere la propria moneta. E come notate, ci sono in rosso i 19 paesi dell'Eurozona, non di tutta l'Unione Europea, dell'Eurozona, perché ci sono alcuni paesi nell'Unione Europea che hanno mantenuto la sovranità monetaria, e poi ci sono 4-5 paesi del centro del Centrafrica, che sono le ex colonie francesi. E qualche punta rossa la troviamo in Sud America. Quindi questi paesi che non hanno effettivamente il potere di emettere la propria moneta sono paesi, come diceva Paul Krugman, paesi del terzo mondo. Paesi colonie, aggiungerei. Certo. Esattamente. Filippo, siamo praticamente quasi alla fine della nostra puntata, la prima di una lunga serie di puntate che consiglio a tutti i nostri spettatori di guardare in sequenza, anche perché è un percorso. La soluzione che iniziamo a dare adesso, ma che poi ovviamente va spiegata in tutte queste puntate che faremo, allora qual è? Sarebbe troppo semplice dirtela subito. Allora, ti posso dire che la soluzione c'è, esiste, ok? A questa soluzione noi come associazione MMT Italia ci siamo arrivati attraverso un percorso di conoscenza e di consapevolezza che è iniziato nel febbraio del 2012 al primo summit di MMT organizzato da Paolo Bernard, il giornalista d'inchiesta, a Rimini. Ci siamo presentati 2200 cittadini. Ecco, ci tengo a precisare che gli studiosi in Italia, l'associazione MMT Italia è composta esclusivamente da cittadini che si stanno dedicando allo studio, all'approfondimento, alla divulgazione. Quindi come cittadini andammo lì a Rimini ad incontrare gli economisti della MMT, economisti che sanno come funziona l'economia, sanno spiegartela, te la sanno rendere semplice, ma soprattutto ti sanno dire anche per quale motivo determinate decisioni di politica economica non funzionano, è perché non c'è il benessere diffuso. Ecco, noi da quel fine settimana uscimmo con tre verità inconfutabili. Una l'abbiamo declinata in questa puntata, cioè l'emittente della moneta non ha limiti finanziari, ce l'ha detto Mario Draghi, ce l'ha detto la Lagarde. È effettivamente così. Quindi questa è una delle tre verità inconfutabili che noi abbiamo preso in dono da Rimini. Poi l'altra è: le tasse non servono per finanziare la spesa pubblica, e questo sarà oggetto di una puntata dedicata esclusivamente alle tasse, che spiegheremo in modo semplice per quale motivo affermiamo ciò.
Un'altra verità, il debito pubblico emesso in una valuta nazionale non può fallire. Il debito pubblico, uno Stato che ha il potere di emettere la sua moneta sul proprio debito pubblico, non può assolutamente fallire. E questo sarà un argomento di un'altra puntata dove si parlerà di debito pubblico, di sovranità e quant'altro. Ora, da quell'incontro, da quel fine settimana, noi tornammo a casa con questi regali, ci attivammo, ci siamo attivati sul territorio, ci siamo costituiti in gruppi territoriali, abbiamo costituito la nostra associazione con un'unica missione. Così come l'avevamo capita noi, l'economia in modo semplice, dobbiamo andare a fare divulgazione, dobbiamo mettere in condizione le persone di capire l'economia in modo semplice e dare tutti quegli elementi informativi in base ai quali possono poi capire perché c'è disoccupazione, perché c'è povertà, perché ci sono le aziende che chiudono e falliscono e trasferiscono le aziende all'estero. Ok, elementi in modo molto semplice. In modo tale che, unendo questi elementi informativi, chiunque voglia può trovare, può capire, intuire e trovare la soluzione, perché la soluzione c'è e la soluzione ovviamente deve essere il frutto di un percorso di consapevolezza e di conoscenza che noi abbiamo fatto a Rimini e abbiamo assolutamente implementato, ma che ricevendo questo dono noi mettiamo a disposizione di tutti gli spettatori proprio questo percorso di conoscenza e di consapevolezza in modo tale che ciascuno individualmente possa arrivare a conoscere quella che è la soluzione e magari, questo è un auspicio, si possano attivare dal punto di vista sociale nella società affinché questa soluzione diventi realtà. Bene Filippo, allora è il caso di ribadire a questo punto l'importanza del programma, come giustamente hai fatto tu, e della sequenza di argomenti che tratteremo. Questo perché è fondamentale acquisire questa consapevolezza, ma poi è fondamentale applicarla nella vita politica che come cittadini tutti i giorni siamo chiamati a fare, a compiere nei confronti di noi stessi, degli altri cittadini e del nostro rapporto con lo Stato. Forse un attivismo politico che si è un po' perso in questi decenni anche a causa dell'allontanamento da concetti di economia, macroeconomia, che invece sono fondamentali per comprendere quali sono i nostri diritti che ci sono stati tolti. E a proposito di ciò, nella prossima puntata partiremo dalla moneta, che è l'oggetto, chiamiamola oggetto fin quando non la analizzeremo nel dettaglio, che maggiormente influenza le nostre vite e con cui tutti quanti noi entriamo in contatto. Quindi partiremo dalla moneta per spiegare che cos'è, come dovrebbe funzionare e come invece viene utilizzata oggi dalle istituzioni per schiavizzarci, diciamocelo. Un po' l'abbiamo detto, un po' l'hai detto stesso tu, ma approfondiremo il concetto. E Filippo, grazie mille per essere stato con me oggi in questa prima puntata dei Conti non tornano. Grazie a te Massimo e aspettiamo tutti i telespettatori per questo percorso di consapevolezza. Grazie Massimo. Figurati. Allora auguro a tutti gli spettatori una buona giornata, ricordandovi poi che le puntate saranno visibili in differita anche sui canali YouTube e Rumble di Come Don Chisciotte, nonché quelli di MMT Italia. Appuntamento alla prossima settimana.